interessante consiglio comunale stasera 7 febbraio a Vicenza, ma noi a consigli comunali andiamo un pochettino per sniffare un po' l'aria che tira, poi sulle notizie sul backstage ne riferiamo con calma. Ecco, abbiamo avuto la possibilità di incontrare all'ingresso Marco Lunardi, l'avvocato Marco Lunardi, consigliere della lista Rucco, che era uno dei primi a manifestare i suoi malesseri per ruoli non importanti nell'attuale amministrazione, e poi in qualche modo accontentato con una delega consigliare, il quale ci ha simpaticamente salutato, ci ha detto che vede e ascolta con piacere queste nostre pillole che lo interessano, e che comunque ci teneva a dire che non era arrabbiato, non era più arrabbiato. Benissimo, siamo contenti per lui, siamo contenti per l'amministrazione. E poi siamo entrati in giunta, abbiamo visto Jacopo Maltaro, un giovanissimo e promettente politico che però ancora non prende, ci sembra, esempio da Leonardo De Marzo, che pur attaccato per i suoi like pseudofascisti, si sta dando da fare da matti come grande appassionato di politica, sia per la gemellaggi che cura in quanto consigliere delegato a questo compito, sia perché sta cercando, leggiamo sui giornali, di estendere l'attività di Vicenza, di renderla un po' meno provinciale, con contatti con consolati, ambasciati e ambasciate e quant'altro. Quindi forse a breve si conquisterà anche qualche like da parte degli elettori, oltre a quelli che l'hanno già votato, a parte i like più o meno impropri che lui può aver messo su Facebook. Ecco, Jacopo Maltaro, un giovane, anche lui giovane, della Lega, un ragazzo, non sappiamo se è imparentato con la grande famiglia vicentina, ma ecco, un consiglio glielo daremmo, di seguire un po' più di più da vicino Leonardo De Marzo, da imparare un po' da lui, perché lui è stato nominato presidente della sesta commissione, quella che si occupa di diritti e pari opportunità, ma questa commissione non brilla per attività. Al di là di una convocazione fatta il 30 ottobre 2018, nulla più si è visto. Che i diritti e le pari opportunità non siano proprio nel DNA del centrodestra, ci stiamo. Che il centrosinistra non stimoli, ci fa pure questo un po' specie, ma lui, che è giovane, si dia da fare e chieda un pochettino a Leonardo De Marzo come ci si può rendere utili anche e soprattutto da presidente di commissione, altrimenti lasci perdere di fare il presidente e chiudiamo questa commissione, se deve essere finta, che non lo sia. Altro incontro o non incontro, quello con l'avvocatessa Simona Siotto, che da quando abbiamo rivelato le sue beghe con Rucco per desideri di Predellini o di Strapuntini o di Seggiolini da qualche parte è stata accontentata, ma solo in parte, con la presidenza del gruppo. Da quella presidenza non fa altro che criticare gli assessori della sua maggioranza, bisticcia con Berengo che pure lui ha lasciato il gruppo di Rucco perché, ha detto lui, puntava l'assessorato allo sport, una qualche delega allo sport, non l'ha avuta, è passata con Fratelli d'Italia, e così si pungono vicendevolmente, ma Berengo poi l'altro giorno ha whatsappato un po' a tutti, evidenziando che la dottoressa Rachela, che è stata nominata Rucco nel CDA dell'IPAB, fa parte dello stesso studio, quello Caldana, studio Caldana di cui è partner anche la Simona Siotto. Apri di cielo, un altro centrodestrista, fautore di Mantovani, che poi non è stato candidato, Andrea Lucangeli, ha postato la foto, l'immagine del sito dello studio di Caldana, Siotto e Rachela, per mostrare che c'era questa contiguità professionale. Apri di cielo, Caldana ha minacciato di querelare per diffamazione non si capisce bene di cosa, a meno che Andrea Lucangeli non abbia esagerato in qualche commento, ma non ci risulta, e lo querela per la verità, per il fatto che Rucco ha nominato nel CDA di IPAB una collega di Caldana e di Siotto. Se oggi per la verità si può querelare, vabbè, ci sta tutto in Italia. Ecco, Simona Siotto è uscita dalla sala consigliare mentre noi stavamo lavorando un momentino nel presala, da vecchio
L'ho salutata prima io, ha fatto finta, non mi ha visto, era troppo occupata, ha fatto altri passi, l'ho risalutata, non ha risposto al saluto e quando è uscito ho detto, ma perlomeno un po' di educazione ci vorrebbe. Dopo qualche secondo, piccata, mi dicono che è un lato interessante il suo carattere, è rientrata per dire, ma forse potrei non averla vista, ma stante la stazza e stante anche il doppio saluto, dubito che non mi abbia visto, altrimenti dovrei preoccuparmi che una capogruppo non vede me, quindi forse potrebbe anche non vedere tante altre cose, e come non potrebbe vederle magari anche Berengo, quindi io li inviterei piuttosto che a non salutare il sottoscritto, che poi non può interessare a loro e può anche interessare ben poco a me. Stiano attenti un po' di più a cosa gli sta intorno, non al sottoscritto, ma magari dia uno sguardo maggiore all'imperucco che sta nascendo, con tante nomine fatte, contrattate, chissà dove e chissà perché, e con risposte che Rucco comincia a non dare, quella non data lunga su Ambrosetti, faccenda IEM comune, adesso in qualche modo risolta, ma lui non ha potuto rispondere a noi, pur sapendo, alle domande che gli abbiamo fatto più volte sulla Fondazione Roi, su cui ha proposto la massima trasparenza, ma tutto tace, vecchio stile Variati, ma moltiplicato per non so quanto, e ha promesso anche di interessarsi dei soci della Banca Popolare di Vicenza. Aspettiamo l'ingresso trionfale di Salvini e di Maio sabato a Vicenza a Sport, del Centro Sport e Ballati, in cui non saranno ammessi se non i sostenitori di Ugone e Arbane, cosa gravissima. Magari Rucco ci sarà, perché sarà stato certamente invitato, faccia il suo show, ma comincia a pensare un po' più seriamente a quelli che sono i problemi reali della città e soprattutto stacchi la spina col passato. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.